se questa è la prima volta che stai guardando un mio video, io, fin da quando ero piccolo, piccolissimo, ho sempre avuto un quesito. Mi sono sempre chiesto, ma come deve essere possedere una casa, un pezzo di terreno? Perché la vedevo una roba lontanissima da me. E niente, è successo. Ho ereditato una proprietà e non è proprio come lo avevo immaginato. Ed eccola qua, la mia proprietà. Sono 4 livelli da 50 metri quadri l'uno. Sotto abbiamo la vecchia stalla, bellissima e ancora intrisa, eh? Poi di qua un po' di stanzini, qui c'erano le galline, stanzino di qua, qui c'era la stanzetta del maiale e un piccolo ma funzionante bagno. Al primo piano abbiamo un ingressino con qui la postazione da maker di mio nonno, di qua lo stanzino dove mio nonno faceva i formaggi, cucinino, ta ta ta, salottino con tanto di balconcino con un filo di panorama e una cameretta da letto dove siamo riusciti a dormirci in 7. Poi al secondo piano la situazione è messa così e direi molto male, perché i ghiri, quei farabutti per mangiarsi i tarli, mi scavano tutto il legno e quindi questo pavimento andrebbe rifatto al più presto. Di qua c'è una stanzettina dove volendo si può anche dormire. Qui c'era uno stanzino degli attrezzi, ma era diventata una tana per i ghiri. Di qua ci sono altre due stanzette, tac e tac, ma vorrei eliminare tutto quanto perché vorrei ridividere gli spazi, ma ovviamente tutto collegato col pavimento, quindi per adesso il lavoro in pausa. E poi c'è l'ultimo piano, la mansarda. Qua abbiamo cercato di dare una pulizia e messo giù dei teli perché, come potete vedere, il tetto è di quelli vecchi, tutto in lose, in pietra, beole, non so come si chiamano dalle vostre parti. Comunque non entra l'acqua, ma foglie secche, sporcizia, sì. E quindi per proteggere un attimo sotto abbiamo adottato questa soluzione. Se mai avrò i soldi, sarebbe da rifare questo tetto e da lì in poi la baita potrebbe veramente essere ristrutturata, insomma, sarebbe molto molto interessante. Io sono molto molto legato a questo posto. Ci passavo l'estate con i miei nonni, che purtroppo non ci sono più. C'erano gli animali, le mucche, capre, maiali, galline, conigli. Era super divertente, era una cosa molto wild e credo che se adesso sono quello che sono è soprattutto grazie a questo tipo di esperienza. Vorrei dargli un giusto tributo, non rimetterla a nuovo, ma fare il possibile per mantenere vivo questo ricordo e magari trasmetterlo ai miei figli. Sarebbe super, super bello. La baita ha due problemi principali, oltre al discorso della ristrutturazione e tutto quanto. Uno, non si trova dove abito io. Io abito in Valle d'Aosta e qui siamo in Valsesia, che in linea d'aria in realtà è molto vicino a casa mia, ma per arrivarci in macchina ci vanno 3 ore, 3 ore e mezza. Il secondo problema invece è che la baita è lassù, lontano lontano, a quasi 3 chilometri da qui,
e ci si arriva solo a piedi. Questo è un problema, soprattutto se piove. Allora, io sono qua col mio amichino Juan e mi ha ricordato una cosa che mi sono dimenticato di inserire in uno dei miei video, ma che lui ha documentato e ha a che fare con la curva che abbiamo appena fatto. Vi mando un documento. Come la vedi? Bagnata, umida, faticosa, ma divertente! E voi direte, beh, con la motocariola non è male. Sì, peccato che arriva solo fino a 2/3 della strada. L'ultimo pezzo va fatto a piedi. E in più bisogna guardare il fiume, perché il ponte ha un piccolo problema. Ma sono felice, però ormai è più di un anno che ho ereditato la baita e ho avuto l'idea folle di invitare su dei perfetti sconosciuti tramite il canale YouTube, e in 6 pazzi sono venuti su, abbiamo sistemato, abbiamo fatto i primi grossi lavori di pulizia, di riorganizzazione degli spazi, e poi questa cosa l'ho rifatta altre 3-4 volte, ok? Questa è la quinta spedizione che facciamo, più una extra. Abbiamo organizzato un corso di tree climbing qua, è stato super divertente, abbiamo imparato un sacco di cose ed eccoci qua. Siamo al giorno 2 di questa super avventura. Io e il mio fedele compagno abbiamo fatto una serie infinita di pulizie pazzesche e sistema, riordina, imbianca, una roba. Fotonica. E adesso cosa facciamo? Scendiamo con la motocariola, andiamo a prendere il nostro amico Ste e portiamo su un po' di materiale. Cominciamo a essere in 3, cioè quelli siamo, non in mezzo. Siamo al terzo giorno di spedizione con Juan e Ste, stiamo cercando di tacconare il pavimento e non sta venendo male, anzi si potrebbe, oh, ma sta facendo il video, si potrebbe pensare di tacconare così telo per non far andare giù sporcizia, fare un po' da barriera termica e un po' di perline, che insomma non è la fine del mondo, ma quantomeno non è la fine della baita. E un pezzo è fatto. Ora abbiamo recuperato un altro bel po' di perline e ci sarebbe da rifilare questa fila che abbiamo steso per poter andare avanti, solo che ci vorrebbe una sega da affondamento.
È arrivato. È arrivato il mio amico Mirko. Però, Bosco, stiamo parlando, scusa, Però purtroppo lui ci abbandona. Se ne va, fugge. Due cose non ci sono mai state in questa baita, due, e adesso ce l'abbiamo, cioè una sì e una quasi. Una è la vaschetta del WC e l'altra è l'acqua calda. C'è un boilerino adesso, già, niente più acqua fredda e si vola. E la mia proprietà non comprende solo la baita, ma anche tantissimo bosco qua attorno, pieno di faggi ovunque. Ed è questa la cosa che mi gasa di più, ho un bosco tutto mio. Bene, direi che siamo arrivati alla fine di questo video, mi serviva un video unico che spiegasse un po' di questa baita, di quello che sta succedendo. So di essere una persona molto fortunata per avere questo posto, ma soprattutto per essere circondato da persone che mi stanno dando una mano a preservarlo. Se veramente è la prima volta che stai guardando un mio video, ci sono tutti i video che raccontano delle nostre avventure quassù, ne arriveranno altri perché siamo solo al terzo giorno. Io mi fermerò su ancora un po' e arriverà altra gente, faremo altri lavori, andremo avanti il più possibile. Quindi direi che per questo video è tutto tuttissimo, ci vediamo presto prestissimo e continuate a seguire le nostre avventure perché c'è del fermento, non voglio andare troppo in là con la fantasia, ma c'è del fermento e sicuramente qualcosa di bello succederà. Ciao.